giorno e la storia. Oggi è il 27 settembre. ...1871 nasce Grazia Deledda. 1957 muore Leo Longanesi. 1964 pubblicate le indagini sull'assassinio di John Kennedy. Commenta il fatto del giorno Maurizio Cattaneo, direttore dell'Arena. Oggi parleremo della capitolazione della Polonia. Settembre 2018. Dopo un difficile restauro durato oltre 20 anni, riapre a Torino la Cappella della Sacra Sindone, uno dei capolavori del barocco europeo. Voluta dai duchi di Savoia e realizzata da Guarino Guarini tra il 1668 e il 1682, la cappella è un monumento unico nell'architettura europea. Nella notte tra l'11 e il 12 aprile 1997, la Cappella della Sacra Sindone è interessata da un incendio di vaste proporzioni. Con il recente restauro è tornata al suo antico splendore. L'inchiesta sul rogo di Torino, gli elementi sui tavoli del procuratore, dei vigili del fuoco, della Digos, le immagini scattate da una fotografa dilettante sulle prime fiamme che si levano dal tetto di un caseggiato basso tra la cappella della Sindone e i tetti di Palazzo Reale. L'attacco alle impalcature esterne della cupola del Guarini, quindi un video girato parecchi minuti dopo da un cineoperatore. L'interno della cupola, la meravigliosa opera del Guarini, uno dei più grandi artisti del Seicento, è una palla di fuoco. Il vento forte quella sera può aver alimentato le fiamme all'esterno, le ha appiccate alle impalcature interne. Le cause? 3. Dolo. La presenza a Torino di Annan, segretario dell'ONU, l'annuncio che il restauro della Cappella della Sindone stava finendo, che il Papa sarebbe venuto all'ostensione, ha scatenato un atto dimostrativo? Il capo della Digos dice non abbiamo elementi, ma indaghiamo. Anche su un possibile attentato mafioso? Silenzio. Seconda ipotesi, incidente dovuto a qualcosa che ha innescato il fuoco sull'impalcatura o nel sottotetto, un cortocircuito, un sovraccarico di corrente nei cavi che portavano energia per la cena in onore di Annan? O terza ipotesi, un focolaio scaturito nel cantiere della Sindone. Le indagini coinvolgono decine di persone. 27 settembre 1871, nasce a Nuoro Grazia Deledda. Frequenta solo le scuole elementari, ma l'ambiente familiare nel quale cresce le consente di studiare l'italiano, il francese e di coltivare i suoi interessi per la cultura. Appassionata lettrice, da giovane inizia a scrivere racconti. Nel 1900 si trasferisce a Roma, dove risiederà sino alla morte. A 21 anni pubblica il suo primo romanzo, Fior di Sardegna. Nel 1913 esce il suo capolavoro, Canne al vento, in cui pone al centro la fragilità dell'individuo travolto da un destino cieco e crudele. Nel 1926, seconda donna nella cronologia del premio, vince il Nobel per la letteratura. Il suo romanzo autobiografico, Cosima, esce nel 1937, un anno dopo la sua morte. ...27 settembre 1957. Muore a Milano Leo Longanesi, giornalista e autore brillante, noto per la sua pungente vis polemica letteraria e sociale. Nel 1926 fonda L'Italiano, rotocalco che annovera fra le sue penne alcuni dei migliori scrittori italiani, da Moravia a Soldati a Buzzati. Nel 1950 dà vita a Il Borghese, periodico di politica, cultura e attualità. Dopo la guerra, Longanesi, spinto dall'offerta dell'industriale Giovanni Monti, fonda una casa editrice. La Longanesi si distingue immediatamente per la pubblicazione del primo racconto di Ernest Hemingway in Italia, si interessa apertamente alla narrativa sovietica, lancia la collana I gialli proibiti
e alcuni giovani scrittori emergenti come Goffredo Parise ed Ennio Flaiano. Longanesi può essere considerato un precursore nell'anteguerra di quel giornalismo di rotocalco che tanta fortuna conoscerà negli anni successivi. . 27 settembre 1939. Dopo essere stata attaccata dalla Germania nazista da ovest e dalla Russia stalinista da est, la Polonia capitola. Il governo polacco fugge da Varsavia e va in esilio. Germania e Unione Sovietica hanno così via libera per spartirsi il paese, secondo gli accordi segreti siglati con il patto Molotov-Ribbentrop. Attaccati su due fronti, senza aiuti e senza mezzi sufficienti per opporsi alla gigantesca forza tedesca, i polacchi hanno combattuto per un mese contro gli aggressori. Un anno dopo la Francia, con tutto il suo potenziale militare, capitolerà dopo un mese e mezzo. Ancora pochi giorni prima della sua morte, il ministro degli esteri sovietico Molotov negava che nel patto di non aggressione tra Unione Sovietica e la Germania nazista vi fosse un protocollo segreto che prevedeva la spartizione dei paesi baltici e della Polonia. In realtà poi uscì che quel patto c'era e addirittura la spartizione era stabilita nei minimi dettagli. Sta di fatto che ovviamente la Polonia venne spartita, ma non fu solo questo che procurò il patto Ribbentrop-Molotov. Da quel momento infatti sia nella Germania di Hitler che nell'Unione Sovietica la persecuzione razzista, la persecuzione alle minoranze ebbe una fortissima accelerazione. Di questa persecuzione noi dal fronte nazista sappiamo tutto. Solo ultimamente e con grave ritardo sono emersi tutti gli orrori che vi furono anche nell'Unione Sovietica di Stalin. 27 settembre 1970. Il presidente degli Stati Uniti d'America, Richard Nixon, visita l'Italia, prima tappa di un viaggio per il Mediterraneo. Nel corso della visita ufficiale, Nixon incontra il presidente della Repubblica Italiana, Giuseppe Saragat, e il governo Colombo al completo. Il suo arrivo provoca numerose manifestazioni di protesta contro la guerra in Vietnam. . 27 settembre 2012. Muore a Roma all'età di 81 anni lo storico Piero Melograni. Attento studioso del fascismo e del comunismo, oltre che della Grande Guerra, Melograni si definisce un liberale per nulla reazionario. In gioventù si iscrive al Partito Comunista, ma ne esce dopo l'invasione dell'Ungheria del 1956. Deputato dal 1996 al 2001 nelle liste di Forza Italia, decide di non ripresentarsi alle elezioni successive, deluso dalla vita parlamentare. Siamo dei semplici spingitori di bottoni. 27 settembre 1940. Viene firmato a Berlino dai ministri degli esteri di Italia, Germania e Giappone il patto tripartito. Nel patto le tre nazioni si impegnano a sostenersi e a cooperare l'una con l'altra nell'azione che esse rispettivamente svolgono nella grande Asia orientale e nelle regioni dell'Europa, ove è il loro principale scopo quello di stabilire e di mantenere un nuovo ordine di cose inteso a promuovere la reciproca prosperità e il benessere dei popoli interessati. A novembre entreranno a far parte dell'asse anche Ungheria, Romania e Slovacchia e successivamente Bulgaria e Jugoslavia. Settembre 1940. Italia, Germania e Giappone stipulano a Berlino il patto tripartito. Il trattato, fondato sul reciproco aiuto e sottoscritto dai ministri degli esteri italiano e tedesco Galeazzo Ciano e Joachim von Ribbentrop e dall'ambasciatore giapponese Saburo Kurusu, estende in Oriente il disegno egemonico della creazione di un nuovo ordine politico-militare che già lega in Europa l'Italia fascista con la Germania di Hitler. Il patto tripartito è infatti il naturale sbocco di una serie di alleanze che da qualche anno si vanno realizzando fra i tre paesi contraenti.
Le intese sono state originate dall'asse Roma-Berlino dell'ottobre del 1936, al quale segue, dopo un mese, il patto germanico-giapponese anti-Comintern, che segna l'inizio della collaborazione fra il Terzo Reich e l'Impero del Sole Nascente contro la Russia sovietica e l'Internazionale socialista. Il patto d'acciaio fra Mussolini e Hitler e l'adesione dell'Italia alla Lega anti-Comintern rinsaldano ulteriormente i legami che vengono quindi stabilizzati dal patto tripartito. La Germania sa di avere bisogno di un valido alleato in Oriente, ai confini con la Russia asiatica, tanto per questioni di sicurezza militare, quanto per necessità di aiuti al suo sistema economico, spina nel fianco di Hitler. D'altra parte, il Giappone, con l'ascesa a primo ministro di Konoye Fumimaro, ha intrapreso una politica di espansione militare in Asia. E dopo la conquista della Manciuria, della Corea e di parte della Mongolia, mira a debellare la Cina. Ha perciò bisogno dell'appoggio italo-germanico per consolidare politicamente il proprio disegno di espansione e nello stesso tempo per fronteggiare da una posizione di maggiore forza un eventuale conflitto con la Russia. E in realtà il patto tripartito è trasparentemente diretto contro l'Unione Sovietica, anche se nella forma del trattato questo obiettivo non appare manifesto. Non è un patto di aggressione, ma di difesa. Tuttavia, nella prospettiva della Seconda Guerra Mondiale non sarà difficile ribaltare i due termini. Gli accordi fra le tre nazioni prevedono infatti l'obbligo della reciproca assistenza militare nel caso in cui uno di essi subisca l'attacco di una potenza non ancora coinvolta nella guerra europea o in quella cino-giapponese. E, nella fattispecie, una potenza del genere non può essere che la Russia di Stalin. Non passa molto tempo che con la trasformazione della guerra europea nella Seconda Guerra Mondiale, il patto tripartito mostra il suo reale scopo. Hitler intraprende la campagna nella penisola balcanica e nei paesi dell'Europa centro-orientale, mirando a costituire un vasto fronte dal quale far partire il futuro attacco contro la Russia. Stalin, da parte sua, non nasconde le pretese sui Balcani, provocando così nuove adesioni al patto tripartito. Il 20 novembre 1940 il patto viene sottoscritto dall'Ungheria. Tre giorni più tardi è la volta della Romania, alla quale fa seguito dopo un giorno la Slovacchia. Il 1 marzo del 1941 l'intesa è sottoscritta anche dalla Bulgaria e il 25 dello stesso mese vi si aggiunge la Jugoslavia. I governi centroeuropei e balcanici fanno quadrato attorno al Reich. Hitler è ora in grado di programmare l'aggressione all'Unione Sovietica. Dopo pochi mesi, la Germania dà inizio alla campagna di Russia. Settembre 1964. Vengono pubblicati i risultati dell'indagine governativa realizzata dalla commissione Warren sull'assassinio del presidente degli Stati Uniti John Fitzgerald Kennedy. La commissione stabilisce che il presidente è stato ucciso dalla mano di un solo cecchino, Lee Harvey Oswald. Lo scetticismo e i dubbi con cui l'opinione pubblica mondiale accoglie tali risultati costringono nel 1976 il presidente Gerald Ford a nominare una seconda commissione di indagine, la United States Select House Committee on Assassinations, la quale ipotizzerà che Oswald abbia fatto parte di una più vasta cospirazione, i cui membri, tuttavia, non furono identificati. Settembre 1920. Nasce a Saluzzo, in provincia di Cuneo, Carlo Alberto Dalla Chiesa. Figlio di un generale dei carabinieri, nel 1942 entra nell'arma. Partigiano, dopo l'8 settembre, viene inviato dopo la guerra a Corleone, in Sicilia, con il grado di capitano. Qui indaga su numerosi omicidi, fra cui quello del sindacalista Placido Rizzotto. Il suo nome è legato soprattutto ai nuclei speciali dell'antiterrorismo. Saranno i suoi uomini, nel 1974, ad arrestare Renato Curcio e Alberto Franceschini, capi storici delle Brigate Rosse. E sarà ancora la sua squadra a ritrovare nel 1978 il memoriale di Aldo Moro. Prefetto di Palermo, sarà ucciso il 3 settembre del 1982 in un agguato tesogli in via Carini. Con lui moriranno la giovane moglie Emanuela Setti Carraro e l'agente Domenico Russo.
27 settembre 1660 muore Vincenzo De Paoli. Nato nel dipartimento delle Landes, nel sud della Francia, nel 1581, a 15 anni, entra in collegio per intraprendere gli studi ecclesiastici. Nel 1608 è a Parigi, città all'epoca malsicura, dove decide di consacrare la sua vita ai bambini abbandonati e ai diseredati. Nel 1617 si reca a visitare un moribondo, maturando il progetto di una confraternita di carità a favore dei più poveri, dove anche le donne avrebbero avuto un ruolo fondamentale. Nascono così la Congregazione della Missione e le Figlie della Carità. Nel 1737 viene proclamato santo da Papa Clemente XII. 27 settembre 1970 va in onda per la prima volta sul programma nazionale la rubrica sportiva 90° minuto. A condurla è dapprima Maurizio Barenson, poi, dal 1976 al 1990, Paolo Valenti. Nel corso degli anni, 90° minuto, prima trasmissione a diffondere i gol e le azioni salienti delle partite del campionato di calcio, diventa una sorta di rito domenicale per milioni di italiani e un vero e proprio fenomeno di costume. Un pronto riscatto della sua squadra. Torino, ecco, vedo già in linea Maurizio Caligaris, gli cedo la parola. Alla fine hanno tirato un sospiro di sollievo, tutti erano tutti contenti e soddisfatti, ciò significa che avrebbero potuto vincere, avrebbero potuto perdere tutte e due le squadre. Ma vediamo subito le immagini di questo movimentato 0-0. Amici sportivi, buon pomeriggio e benvenuti a 80° minuto. A, E, I, O, U. Che succede? No, scusa, vado avanti io. E no, casomai vado avanti io. Bene. No, io sono Valenti. No, io sono Valenti. Beh, casomai oggi siamo bivalenti. Te la potevi risparmiare. Bene. Il derby campano è stato vinto dalla Napoli per 1-0 con rete di Pellegrini. Il Napoli poi, mi pare, con Damiani ha fallito un rigore, vero sì. Giginecco? È stato questo l'episodio che forse è dispiaciuto di più ai napoletani, che ci stanno guardando, il cameraman Ambrosio e Sansone ve li possono far vedere, hanno promesso di non gridare troppo. Invece il regista Ciampa ci manda in onda le immagini dalle quali verrà fuori forse qualche azione molto bella, ma in sostanza la partita nel primo tempo chiaramente indicava che si trattava di due squadre che si temevano e aspettavano soltanto gli sbagli dell'avversario. Bari e Verona 0-0, Brescia e Matera 1-1, Brescia batte Matera 2-0, no? Scusa, Brescia batte Matera 2-0, chiedo scusa. Sì. Nella Serie B hanno pareggiato, come abbiamo visto, dunque tutte le prime, ad eccezione del Monza che ha perso con l'Atalanta e del Brescia che ha vinto sul Matera. Vedo già in linea Gino Rancati e gli cedo la parola. Buonasera, una partita lucida della Juventus nella quale Causio giocava la sua 300esima partita in Serie A. Ah, la moglie di Galeazzi. Bene, fatto. Già fatto? Oh, Giampiego, si siringhi in dolore e non si sente niente, sa? Buonasera. Buonasera, Valenti. Volevamo sapere i risultati. Sì. I risultati sono positivi, che siccome mi hanno dato questa cura, che siccome che sono ciecata. Bene. Ora, dopo questa cura, mi sento già meno ciecata. Sì, no, il calcio. Sì. Sì. Calcio, due fiali al giorno dopo i passi. Bene. Buonasera, punto.